Voci, musiche, fuochi d'artificio e atmosfera magica. Sembra davvero di essere nel film. Il castello di Hogwarts si è illuminato per Natale agli Universal Studios di Hollywood, ma quest'anno le decorazioni e le ambientazioni sono davvero speciali perché il parco a tema californiano festeggia il ventesimo anniversario del primo film di Harry Potter. Basta vedere tutte queste persone che si avvicinano e si riuniscono per capire quanto impatto ha avuto Harry Potter. Anche se sono passati vent'anni e probabilmente tra più di dieci anni avrà un impatto ancora maggiore, dice una visitatrice degli Universal Studios. Attrae già tante generazioni. Lui ha cinque anni e già è un grande fan di Harry Potter. Si alza ogni mattina e vede almeno un Harry Potter al giorno, spiega un altro visitatore. E sua moglie ammette: Moi je pas tout suivi. Non l'ho seguito tutto in tv, non ho visto i film, ma a vederlo dal vivo oggi ho detto loro che anche io mi appassionerò ad Harry Potter. Inizierò a guardare tutti gli episodi che mi sono persa. Fa davvero un grande effetto. Ti senti come se fossi nel film. I sette libri di Harry Potter sono stati pubblicati tra il 1997 e il 2007. Il primo degli otto film tratto dai libri è uscito nel 2001, l'ultimo nel 2011. Tutta la saga del maghetto è terza tra quelle con il maggior incasso di tutti i tempi al cinema: 7 miliardi e 7 di dollari.